Eccolo qui, è Il mondo sottosopra, il mio nuovo libro appena uscito e che trovate in tutte le librerie. Possono forse esservi utili 10 motivi per leggere questo librone di 500 pagine? Ok, eccoli. 1. È il primo libro che fotografa la situazione attuale a livello globale per quanto riguarda bufale, fake news, cospirazioni e in generale il dilagare dell'irrazionalità in qualunque settore. Contiene decine e decine di episodi analizzati per capire come nascono certi fenomeni e come riconoscerli. Vaccini, 11 settembre, cambiamenti climatici, mai stati sulla Luna, scie chimiche, Matrix, antichi astronauti, Terra piatta, Soros, tanti altri. Non manca niente. Secondo. Scopriremo se il web e i social sono davvero gli unici responsabili della diffusione odierna delle bufale e quali sono i più grandi esempi storici di fandonie per la diffusione delle quali internet non è stata ovviamente necessaria, dalla donazione di Costantino ai protocolli dei savi anziani di Sion, e capiremo che cosa sono camere dell'eco, bolle di filtraggio, polarizzazione, frame, deepfake. Terzo. Capiremo meglio come funziona la nostra mente, scopriremo i tanti bias cognitivi e i meccanismi di ragionamento che la fanno cadere in errore, dalla dissonanza cognitiva, pregiudizio di conferma, per capire come mai siamo pronti a preferire bugie confortanti anziché verità scomode. Quarto, andremo alle origini del complottismo per capire come mai ancora oggi abbia tanta presa l'idea del grande vecchio e della cricca di potenti che governerebbe il mondo, dagli Illuminati ai massoni, dal gruppo Bilderberg al Deep State, dall'incredibile storia di come George Soros sia stato trasformato agli occhi di alcuni nel più grande cattivo di sempre, fino alle teorie del complotto che costellano negli Stati Uniti la presidenza di Donald Trump. E impareremo a riconoscere gli indizi per distinguere tra complotti veri e complotti falsi. Quinto, vedremo come fanno alcuni a guadagnare e a speculare sui bisogni irrazionali delle persone, come riescono a vendere loro fake news o cure miracolose, analizzando a fondo alcuni casi tristemente famosi come il siero Bonifacio, la cura di Bella, Stami dal metodo Hammer, quelli che vivono di luce, fino ad arrivare a chi oggi promette di poter vivere fino a 120 anni. Sesto, vi porterò a scoprire come ragionano i negazionisti, quelli cioè che rifiutano fatti acclarati e indiscutibili, da chi nega l'olocausto a chi rifiuta i dati scientifici sul riscaldamento globale, passando naturalmente da chi pensa che non siamo mai stati sulla Luna. E impareremo a riconoscere le strategie adottate per screditare i fatti della scienza, nel tentativo di sostituirli con versioni di comodo. Settimo, capiremo che cosa muove gli odiatori di professione e come contrastarli. Sono quelli che attaccano i più deboli, le vittime di attentati e le loro famiglie, o le minoranze di qualunque tipo, e smonteremo alcuni dei complotti che sono più cari a questi personaggi, dal piano Calergi con la presunta grande sostituzione fino all'inesistente complotto del gender. 8. Vedremo come oggi la scienza sia sotto attacco tra leggende metropolitane, processi che portano scienziati in tribunale per reati inesistenti, fino alle minacce di morte per pericoli immaginari. E poi scopriremo l'identikit dello pseudoscienziato, di chi cioè finge di avere fatto scoperte clamorose ma si rifiuta di dimostrarle, e ciò nonostante viene visto dai più come un novello Galileo contrastato da chissà chi. 9. Saprete tutto quello che c'è da sapere sulla madre delle teorie del complotto, l'assassino del presidente Kennedy, che solo lei occupa 150 pagine del libro. Capirete come sono andate veramente le cose nel 63, vedrete come sia difficile indagare, verificare e nel caso smontare le teorie dei complottisti, ma soprattutto vi renderete conto di come i fatti siano di gran lunga più sorprendenti e imprevedibili anche delle più fantasiose teorie della cospirazione. 10. Per finire, troverete una vera e propria guida per contrastare le false credenze e gli inganni della società, una serie di spunti, di idee, di buone pratiche che si sono dimostrate efficaci per imparare a dubitare in maniera razionale e aiutare gli altri a non farsi irretire da ciarlatani, venditori di fumo e spacciatori di odio. Insomma, un vero e proprio kit di sopravvivenza per la mente. Spero dunque che Il mondo sottosopra vi aiuti a capire meglio il mondo in cui viviamo, così come ricercare, studiare e scriverlo ha aiutato me. E se lo leggerete, vi invito sin d'ora a commentarlo sui social, sulla pagina di Amazon e dove vorrete voi, per farmi sapere che cosa ne pensate. Grazie e buona lettura!